Nel mio video precedente su bot di Telegram ti ho mostrato come sia facile crearne uno in soli 5 minuti e con due soli passaggi. Ti avevo lasciato nella descrizione del video il link all'articolo sul mio blog dove puoi recuperare il codice integrale da copiare e incollare. Per comodità lo riporto anche nella descrizione di questo video. Ti sarà molto utile dal momento che integrando 3 sole righe di codice in più potrai salvare all'interno di un foglio Google i messaggi che gli utenti lasciano su Telegram. Ti mostro subito come fare. Una volta seguiti i passaggi descritti nel mio video precedente, il codice che avrai all'interno del tuo foglio di Google sarà il seguente. Quello che fa è rimanere in attesa che un utente scriva qualcosa nel bot di Telegram per inviargli prontamente una risposta. Nel caso specifico, iscriviti al mio canale YouTube. Ne approfitto per chiedere gentilmente anche a te di farlo, se non l'ho già fatto in precedenza, in modo da supportarmi e rimanere aggiornato sull'uscita dei miei prossimi video. Tornando a noi, come abbiamo appena visto, il bot in questione effettua un'azione molto semplice, limitandosi ad inviare un messaggio statico. Possiamo quindi utilizzare questa base per far evolvere il nostro script. Potremo ad esempio ringraziare l'utente per il messaggio inviato rivolgendosi a lui con il suo nome e cognome. Questa informazione è contenuta nel parametro passato alla funzione doPost, che è quella sollecitata ogni volta che un utente lascia un messaggio nel nostro bot. Abbiamo già recuperato in precedenza da questo parametro l'ID della chat dove inviare la nostra risposta. Sarà sufficiente pertanto prelevare anche le altre informazioni di nostro interesse, come appunto il nome con first underscore name e il cognome con last underscore name. Adattiamo la risposta come desiderato. Effettuiamo il deploy di una nuova versione della nostra applicazione in modo da rendere pubbliche le modifiche appena fatte e il bot sarà in grado di riconoscere il mittente fornendogli prontamente un messaggio personalizzato. Il passaggio successivo, oggetto centrale di questo video, è collegare il bot di Telegram al nostro Google Sheets. L'obiettivo potrebbe essere, ad esempio, quello di salvare i messaggi inviati dagli utenti all'interno del foglio di Google, registrando la data e l'ora dell'invio del messaggio, il nome e il cognome dell'utente, l'ID della chat e il messaggio che ha inviato. Più facile a farsi che a dirsi, dal momento che basteranno due sole righe di codice in più. Una per recuperare il messaggio dell'utente, anch'esso presente all'interno del parametro indicato in precedenza, ottenibile con la proprietà text. L'altra, una volta identificato tramite l'URL l'ID del foglio Google dove vogliamo archiviare i vari messaggi, servirà per fornire l'istruzione per appendere una nuova riga ogni volta che viene inviato un nuovo messaggio, indicando quali valori inserire, ovvero quelli descritti poco fa. Effettuiamo anche in questo caso il deploy di una nuova versione ed il gioco è fatto. I messaggi inviati nella chat del nostro bot verranno immediatamente archiviati in ordine cronologico nel foglio di Google. Con solo 3 righe di codice in più abbiamo trasformato un semplice bot di Telegram che inviava messaggi statici in un vero e proprio sistema di raccolta dati. Nel prossimo video su bot di Telegram ti mostrerò come fornire risposte automatiche pertinenti ai messaggi degli utenti. Non si tratta di intelligenza artificiale, di quello ne parlerò in un video ancora successivo. Pertanto rinnovo l'invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sull'uscita delle prossime pubblicazioni e di lasciarmi un commento se qualcosa di quello che ti ho raccontato in questo video non ti è chiaro o se hai suggerimenti o argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un tutorial. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!